Non sono un poeta di quelli eccezionali, però ho fatto un preambolo prima di dire la poesia e poi inizio con la poesia. Futile fu il mio sguardo, innocente e confinato nel lembo dell'ignoranza. Pensai, ma Teresa ha un'anima inquieta, esprime fantastiche virtù, ed allora mi volsi la vista con diligenza, e quel dipinto mi apparve soave, e così fu. Vidi in un attimo la vita vissuta di Teresa, le ambizioni, mi si era schiarito come l'incanto quel mondo eccentrico, esagerato, si manifestava ogni forma dei suoi sentimenti, quei colori parlavano ad alta voce, sembrava un cielo stellato. E allora ho dato un titolo a questo, Arcobaleno, l'arcobaleno di Teresa, per abbinare un po' i colori con... Esile quel corpo, di acciacchi umani fu provato, e la passione si sacrificò in quell'atto necessario. In essa fu la volontà a darle quella lama affilata, doveva pur vivere con quel taglio perfetto. E poi la calma, la quiete, dove ansimanti uscivano le urla dorate di un'anima inquieta, vibrante, creativa. Era lei che ad ogni tocco donava al vedente ogni prospettiva della sua essenza. È come un'iride che risplende nel cielo. Ogni colore donava la purezza, l'etica, l'essenza della sua personalità, l'aspetto spirituale, pieno di affetti, di sentimenti. E poi dalla volontà scelta si notavano le potenzialità vitali del suo corpo. Ma in aggiunta vedi anche quella tinta scura, segno di sofferenza di umana realtà. Era Teresa, sì, era lei. E in quel dipinto vidi la sua anima.